Ci vuole un po' di cabaret, eh? Con un attore amato da tutti, Antonio Pandolfo! Buonasera, anzi buonanotte. Che mi trattano tutti male. Sono scimunite. L'altro giorno mia mamma mi ha mandato al macellaio e mi ha detto: mi raccomando, fatti dare pollo italiano. Io ci sono andato e ci ho detto: mi scusi, questo pollo è italiano? Dice: boh, ancora non ha parlato. No. Poi gli ho detto: mi scusi, me lo può dare pure mezzo chilo di tritato? Dice: vuoi quello di prima? Perché chilo di oro non mi può dare che meglio. E si è unito! Poi l'altro giorno dovevo prendere l'autobus, a un certo punto alla fermata c'era un signore, gli ho detto: mi scusi, passa da qua il 28. Chi tu piglia l'agenda? No, 28 sogni a Messina, non posso passare. Ma che mi interessa a me? Tutti io conosci, Simonetti, tu. Ciao. Poi è arrivato l'autobus, c'era l'autista e io gli ho detto: va avanti, veloce, parti, vai, vai, veloce, vai, parti, parti subito, vai, vai, veloce, parti. Dice: un momento, che è premura? Dice: no, hai un pelo su tutta la ruota, se ti levi mi piace. C'era un parte in capo l'autobus. Che poi pure a scuola l'altro giorno la maestra mi ha interrogato, dice: mi ha interrogato. Camurgia. Che vuole. Cioè, allora, cosa mi vuoi dire sulla morte di Cesare? Mi dispiace. Non ne sapeva niente. Ma quando fa? Sogno sempre l'ultimo a sapere le cose. Non mi dice niente nulla. Cioè, vabbè, allora che vuoi fare? Allora raccogliamo un euro l'uno, ci facciamo una ghirlanda, una cosa. Poi mi ha mandato apposta, dice: vabbè, vattene apposta. A tutta la classe ha chiesto: che volete fare da grandi? Il mio compagno ha alzato la mano: io voglio fare il dottore, bravo. La mia compagna: io voglio fare la maestra, brava. Poi ha alzato la mano: io, zissi, io da grande voglio fare il pezzo di merda. Che dici? Non si dicono queste cose. Ma poi perché vuoi fare? Sì, perché ogni volta che vado a passeggio con mio zio mi dice sempre: tardo pezzo di merda in macchina che si accattò, tardo pezzo di merda in casa che si fece, tardo pezzo di merda alla villa. Faccio il bagnino in piscina, solo che l'altro giorno in acqua c'era una ragazza che chiamava: aiuto, 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 aiuto. Io avevo mangiato 5 minuti prima. Ci disse: mi puoi aspettare 3 ore? Non posso aspettare. Anzi, se ne ho funno. Ecco, ti viene a pigliare. Che poi abbiamo fatto il corso di salvataggio qua vicino a Mondello. Mentre facevamo il corso di salvataggio, a un certo punto in acqua un ragazzo si è sentito male. L'abbiamo preso da dentro l'acqua, l'abbiamo portato a riva e c'era uno che ci faceva respirazione bocca a bocca. Schifio. Poi io spingevo la pancia e ci usciva acqua alla bocca. Io ci spingevo la pancia e ci usciva acqua. Spingevo, usciva acqua, spingevo, usciva acqua, spingevo, usciva acqua, spingevo, usciva acqua, spingevo, usciva acqua. È venuto l'altro bagnino e mi ha detto: vedi che se non ci levo il culo dentro l'acqua non avrei sicuro. Faceva effetto pompa. Mi stavo asciugando un mare. Ora lavora come autoclave, capisci? Ma pronto, mi pare male. Scusate, che malafiura. Siccome cerco fidanzata, ecco, volevo fare un annuncio veloce, veloce, me ne vado subito che cercavo fidanzata. Solo un annuncio che me ne... Ma pronto. Ah, ah, ah,
ragazzo timido cerca ragazza fidanzata per scopo matrimonio o scopo convivenza o scopo fidanzamento, insomma, chi tu che è, basta che è scopo. Che mala figura! Mi pare male! Io mi chiamo Al, sì. In realtà mi chiamo Alberto Maria Vincenzo, però mi pare male a dirlo tutto. Ne dico solo un pizzodicchio, mi pare meglio. Io sono idraulico, sì, perché non capisco un tubo. Mio nonno faceva l'ortolano, perché non capiva un cavolo. Mio zio fa l'urologo, perché non capisce un... Mi pare male! Oh, mi fai male, mi vergogno. Sì, io anche da piccolino non sapevo neanche cosa faceva mio papà, perché tutti mi dicevano è metalmeccanico, è metalmeccanico. L'altra metà non sa, ci so chi era. Non so. Io sono stato fidanzato con una ragazza, sì, molto più timida di me. Infatti una sera a casa sua lei mi diceva spogliati prima tu, ma tu mi siamo vestuti! Che mala figura! Sì. Che poi io mi vergogno pure andare a comprare i... Mi pare male! A Caterina! Ma pronto! Infatti ogni volta al farmacista ci comincio di lontano. Io non vorrei figli, chi mi taglia? Che me ne futta mia! No, aspetta! Noi non vorremmo bambini. Dici tu, ma giuro che siamo in semola, insomma. E allora ci comincia ancora più lontano, ci dico, io vorrei un ultimo piano di profilo, un attico di profilo, un attico di profilo, attico di profilo, attico di profilo. Che nome italiano, io che agenzia immobiliare, che boh. E allora ci manda mio nipotino, sì, 12 anni. Un scatolo costa 7 euro, però io ne vuole 40 per chiedermi la carta. Ma quanto mi va a costare? Che poi mi pare pure brutto portare 1000, sì, anche perché poi la ragazza ti dice l'hai portato, tu ci dici sì, cari, che ne dici questo pensiero? Pare brutto, mi pare brutto. Se non te lo porti dice io non l'hai portato, esci munito, non sapia che stasera. E allora quando mi dice l'hai portato io ci dico sì, un pizzodicchio. Sono qua anche per dire basta, basta a tutte queste critiche alle casalinghe che dice che non provano mai l'orgasmo. Ma se si trovano buoni con svelto, perché hanno a cangiare? C'è motivo. E comunque io faccio l'idraulico, sì. L'altro giorno ho sistemato un rubinetto a casa di un signore, quando ho finito ci disse 150 euro. Che non mi italiano? Dice, 150 euro, io faccio il professore universitario e 150 euro in un giorno non li guadagno. Ci disse, caro collega, io pure ero professore universitario. E picchissimo mi sa fare l'idraulico! Antonio, quando...